Petali nel blu, uno spettacolo contro le stragi del sabato sera, contro l'abuso di alcol, soprattutto indirizzato alle nuove generazioni che sono quelle più fragili, diciamo. È anche un modo per indirizzare verso il cammino della giusta via, della legalità. È un'esperienza bellissima che noi portiamo avanti dal 2008, è l'ultima dei nostri musical e parliamo appunto di abuso di alcol e strage del sabato sera in età giovanile. Noi abbiamo scoperto che Palermo e Verona sono le due città col più alto tasso di incidenza di mortalità per questo problema. A Palermo non c'è mese che non ci sia una scuola che non vada ad un funerale di un ragazzo perché muore per questo motivo. Infatti questo è il motivo per cui questo musical già l'abbiamo fatto a Palermo, l'abbiamo fatto a Verona, già 27.000 ragazzi l'hanno visto, anche a Catania abbiamo avuto veramente dei consensi incredibili. Abbiamo scoperto che è un musical che può salvare le vite ed è un musical che ci dà ancora una volta la possibilità di dimostrare che Brancaccio può produrre cultura e non solo criminalità e poi mantenere vivo il messaggio di Padre Pino che noi abbiamo conosciuto, perché la nostra associazione nasce proprio a Brancaccio e il nome non è nato a caso, la rosa gialla era il fiore preferito di Padre Pino. E allora io...